te di fa chiasso nel chiasso. Raccontare alcuni aneddoti che mi sono successi nella carriera di portatore di buste per la mossa del Palio di Siena. Allora, mi ricordo, debuttai nel 91 e debuttante era anche il mossiere Amos Cisi, e mi ricordo quando mi portai la busta della mossa e stavo per dargli la mano. Da quanto era emozionato, gli tremava, quasi gli ascò anche la busta. Meno male la riappò al volo. Poi ci dette la mano e io rimasi lì al verrocchio. E quando si sapeva già che si era al quarto posto, perché il Palio, quando entrò Cianchino, ci si fece l'occhiolino, li feci vai. E insomma, poi sapete tutti com'è andata. E il debutto non c'è stato male. Dunque la busta non veniva portata con la mano per aria. Io le prime buste che ho portato la portavo normale, perché le buste erano tre, una al sindaco, una al comandante dei vigili e una al mossiere. E ci fu un reclamo da parte di quelli della Chiocciola, perché insomma, si era vinto, loro non vincevano. E allora mi fu detto di portare la busta come viene portata ora, insomma, ecco il vigile con la mano. Poi l'aneddoto del 91, un'altra storiella, che mi ricordo quando Amos aprì la busta e prese il foglio dell'entrata della mossa, io ero già d'accordo con 5 o 6 tartuini che erano nel parco dove c'è il Cortecci, e lì dal verrocchio con la mano un po' in ossi li feci. Io parlo del primo giorno della mossa, e non del rinvio. Li feci io sì. Sicché dopo, finito il Palio, il giorno dopo mi chiamò il vicecomandante, mi disse: guarda, la morra non si può fare quando siamo qui. Ma veramente, ho detto, non era morra, c'avevo un po' di prurito alle mani, ma niente di speciale, ecco. Comunque mi disse: non lo rifare, vabbè, non lo rifare. La mia avventura di portatore di busta è finita nel 2004, quando ho rivinto il Palio. Sicché io ho iniziato nel 91 e si è vinto il Palio. Nel 2004 gli si è rigonfiato un'altra volta. Sicché ho visto vincere 91, 94, 2002, 2004, 4 pali. Quando sono entrato al concorso nei vigili, sono andato a prendere il cavallo e mi è toccato il cavallo e vinse il Palio. Topolone, perché Mauro Bernardoni mi disse: te vai e piglia Topolone, e io presi Topolone, anche se il Palio andò come andò, perché stiamo zitti, da diventare nonni a vincere il Palio è stata tutta una apoteosi, ecco. Poi altre storielle: quando sono andato in pensione nel 2004, ho offerto una bottiglia di spumante io a tutti i capitani, che diano, non lo so, si dice, poteva fare uno della tartua, ho detto, la classe è classe. Vi ringrazio di tutto e sarò ricordato come il vigile della busta. Thank you.
processione del cielo. Quando il carroccio veniva dalla chiesa di San Giorgio, arrivò all'altezza del Chiasso Largo, un'ambulanza voleva passare e siccome c'era tutte le figuranti, tutta la gente in mezzo, dette un colpo di sirena per avere un po' di posto. Il problema fu che i bovi si imbizzarrirono e cominciarono a scappare, che lo spollinio della gente per scansarsi, per evitare di essere preso dai investiti da voi e dal carroccio. Un priore, una contrada fra l'altro piuttosto grosso e poco mobile, si ritrovò appoggiato al muro, ristretto, coi buoi davanti e il carroccio che nel frattempo il bovario era riuscito a prenderlo, però si può immaginare, quest'uomo era impaurito non poco. Il bovario gli fece, dice, mi ha fatto, non abbia paura, dice, tanto, e poi mi sono castrati, Sì, gli rispose, tardagando un po' dalla paura, dice, ma io avevo paura che mi venissero addosso, mia, che me lo mettessero nel... Allora, parlo del 2 luglio 81, rinnovo dei costumi. Fu ampliato i partecipanti al corteo storico, furono inseriti le famiglie nobili senesi e furono inseriti anche rappresentanti dell'università. Quindi si fu costretti ad ampliare un po' il palco delle comparse per far posto a questi nuovi entrati. Non solo questo, ma anche il carroccio era cambiato. Quello che di vecchio era un po' ristretto, più piccolo, fu fatto un carroccio più grande. Il che tutto insieme ci creò il problema di dove mettere il carroccio una volta fatto il giro di piazza, perché quello di prima veniva messo dietro il palco delle comparse, fra il comune e il palco delle comparse. Ora, col palco delle comparse allargato e il carroccio più grande, non ci passava più. La soluzione che fu ideata era quello di riportarlo nel casato. Però la domanda che ci facemmo era, ce la farà il carroccio a salire i bovi, a portare su per la salita del casato e tutto questo peso? Anche perché i bovi sono quattro, però teniamo presente, sono due che guidano e due che tirano, quindi sono due soli quelli di dietro che tirano il carroccio, i due che sono avanti non lo tirano, il carroccio fanno la strada. Pensò di fare delle prove magari qualche giorno prima. Tempo non lo permise perché pioveva spesso, continuo, e quindi rischiavamo di rovinare la pista. E quindi non si può fare la prova. Si arrivò così al giorno del palio e senza sapere cosa sarebbe successo. Arrivò il momento che il carroccio fece il giro di piazza, poi riprese la salita per andare verso la bocca del casato. E io sinceramente ero un po' preoccupato per vedere cosa sarebbe successo se ce la facevano, vedevo questi bovi tiravano fatica per andare su. Addirittura quando arrivarono alla bocca del casato cominciarono a ondeggiare a destra e a sinistra e non riuscivano, per un attimo non riuscivano ad andare avanti. Sicché ero un po' preoccupato, cercavo di andare verso la bocca del casato, ero più o meno all'entrone per vedere perché succedeva. Mentre vo su, i bovi si rimuovono, passano e spariscono dietro il casato. Mi si avvicina un bovaro, mi passa accanto, dico, Dio ci si è fatta, dico, ma è stata dura, dice, altro che se è stata dura. Ci siamo dimenticati di sfrenarlo il carroccio, l'hanno portato su frenato. Il carroccio quando scende San Martino viene frenato perché lo deve tirare, se no andrebbe addosso a bovi. Poi alla cappella scendono gli occupanti e viene rimosso il freno per andare a casa. Se ne dimenticarono, lo portarono sul frenato. We'll be right back.
Buonasera. Buonasera. Ascolti, mi ha dato due scarpe sinistre. Ma non ve le mai portate a fatacchi? Ma ora, secondo te te l'ho portato due scarpe sinistre? Ascolta, sicuramente sono queste. Comunque ora non ho tempo da perdere. Se vuoi puoi prendere un modulo per i reclami, vai nell'ufficio qui dietro subito all'angolo, riempio tutti i dati per il ricorso e poi fra 5-6 mesi vedremo che cosa possiamo ma fare. Ma via, ma fra 5-6 mesi, ma Arrivederci. Ciao, buonasera. Buonasera. Ma che scarpe mi ha affibbiato? T'avevo detto, me le risoli e poi me le ridai. Di sotto la sola è sempre buata. E mi ci ha messo queste due fibbie, io non so nemmeno che ci fa con queste fibbie, io la volevo solata. Qualcosa non allora direi, penso anche io. Ora io queste non ne voglio. Qui c'è la scheda del lavoro. Leggi. Qui c'è scritto mettere fibbia per allacciare i pantaloni. Quindi è tutto in regola. Ma io la fibbia la metto nei pantaloni, mi ha nelle scarpe, no? Qui c'è scritto sì. Quindi scritto sì. La portate, io segno tutto, te sono sei, preciso. Te sei preciso. Vabbè, sì. Allora le scarpe le ripiglio? Ma sì. No, vabbè, per il figlio. Per il figlio ci allaccio pantaloni allora. Va bene? Grazie. Banda di scherzi! Questo è l'ultimo dei Moicani! Ma che Moicani? Questo è l'ultimo e l'unico dei calzolai di Siena. Qui vengono da tutta la Toscana a fare le scarpe, perché non solo l'accomoda, ma le fa anche su misura. Se vuoi fare le scarpe a qualcuno lo deve portare a lui. Sì. Provare per credere! Allora, buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta qui dal discorso sotto le logge, un po' sotto là anche sotto le logge, insomma, come vi pare, e buon pomeriggio a tutti i contadinoli, al vostro Frank Mason. Giorni un po' tristi, questi senza palio, giorni in termini molto grossi, molto importanti di malinconia. Diciamo la verità, dopo il palio di luglio, anche quello d'agosto, non si fa. Però, i nostri ospiti tradizionali, ospiti di grossa fama e anche grossa fame, saranno con noi questi prossimi giorni, anche se sono impegnati in manifestazioni internazionali, che un po' di qua, un po' di là, e manifestazioni che ovviamente negli anni precedenti non ci sono mai andati perché c'era sempre il discorso palio nel mezzo. Però quest'anno il palio non c'è e loro giustamente sono andati in giro a fare queste cose. Allora, regia, non ho capito, il primo collegamento c'è Andrea, perfetto. Allora, Aceto, primo collegamento. Andrea, mi senti? Ci racconti dove sei? Ciao Frank, sono naturalmente io, che mi senti anche te? Sì, ti sento perfettamente, vai avanti che ho paura che caschi il collegamento. Dove sei? Allora Frank, sono a Dubai, in questo momento precisamente a Dubai. E che ci fai a Dubai? Allora, naturalmente mi avevano detto che a Dubai ci sono i cavalloni e io che sono venuto a montarli questi cavalloni. Ah, ecco, capito. Bene, bella storia. Da bene un paio di zoccoli, non hai capito te, e nemmeno avevo capito io facilmente, perché quando che sono arrivato mi hanno detto vai a vedere questi cavalloni, dove devi andare, e che dove devo andare, ho chiesto io che un pochino lo parlo questo arabo, mi hanno detto vai al mare, vai alla spiaggia. Sono andato a questa spiaggia, sono arrivate due persone, due grandi e grossi, due armati, che mi hanno preso e mi hanno portato via. Ora, io a questo punto sono un po' ribotta, che parlo le lingue, naturalmente, ho provato a spiegare che montavo questi cavalli, questi cavalloni. Loro non hanno voluto sentire ragioni, hanno cominciato a picchiarmi, come che avevo perso un paglio. Ma come ti hanno picchiato? Cioè, che situazione è? E questi venavano, io provavo a spiegare, però, e quando ti picchiano non è che puoi parlare. Ascolta, ma ora come stai? Hai provato a chiamare l'ambasciata?
Oh, effettivamente ho chiamato l'ambasciata, che loro un pochino lo biasciano quest'arabo, però anche loro non hanno capito niente, quindi io ho provato a spiegare, guarda che stavo a venire a qua per i cavalloni, niente da fare. Allora ho dovuto fare una chiamata che te la fanno fare, ho chiamato un amico mio che è il sultano del Brunei, che è venuto ospite a me, che a Siena che l'ho ospitato naturalmente, che sia di luglio che sia d'agosto. Sì, Andrea, ma non ho capito, te per chi ti avevano preso? Mi avevano preso, siccome che sono bronzato di mio, di natura, no? Mi avevano preso, poi dopo mi hanno spiegato, mi avevano preso per cugino dell'Emiro, che dice per una partita di polo lo stavano per far fuori. Queste sono tutte storie di politica che io non ci capisco niente. Poi io gli ho anche detto, a me il polo mi fa freddo, non ci vado, perché sono venuto al caldo, perché mi dovete le scatole a me. Niente, comunque a questo punto poi alla fine con l'ambasciata mi hanno spiegato, siamo spiegati che sia noi che sia loro, e alla fine mi hanno rimandato a casa nel senso all'albergo, poi da lì ho preso l'aereo e sono tornato. È stata una bella esperienza che naturalmente non l'auguro a nessuno e ti posso garantire, Frank, che a Dubai non ci rimetto piede mai più. Va bene Andrea, grazie di questa testimonianza un po' strana, un po' forte, e allora buon rientro, non ho capito se sei già rientrato o no, e se nel caso vieni ti aspettiamo qui sotto le logge. Noi per oggi abbiamo concluso, regia fammi uno stacco, domani abbiamo un altro dei nostri ospiti inviati da qualche parte del mondo. Ciao! Come è, Lele? Ottimo. Senti, io volevo un etto di prosciutto, eh. Quello buono. Quello buono. Un etto di prosciutto. Ma è venuto 1,1 kg. Che faccio? Lo lascio o ve lo levo? Lascia, fatto. Tanto mi avanza e ne va la palla, ma parecchi, ve lo lascio. Vai, va bene, ma qui vedo c'è frutta, verdura, gastronomia, pane fresco, la pasta, ma ucciami anche un secchio di tempera di vella al quarzo, lavabile. La tempera ci sarà dalla prossima settimana, ho comprato un tintometro per fare tutti i colori, anche a palline se lo volete, anche a pua. Bello. Basta così? Banda agli scherzi, qui ci sono i salumi più buoni e più freschi di tutta la città. Senza parlare dei formaggi, parlare del lavoro, sono formaggi ma ottimi. Provare? Per credere!
Scende? La buzza si vede? Ciao. Ma non lo so, dai, ho raccontato alzate. Com'era? Posso andare? Oh! Si può partire. Nani, mi fa morire, Madonna. È un galere. Ma ora sto dicendo delle cose. Sei soddisfatto? Bravo. Che devo scendere? Non sapevo che si chiudeva questa. Mi sei bloccata, dove metto sbloccata? Dai, aspetta.